concerto di Angelo Branduardi a Foiano della Chiana in Collegiata fa sold out ed incanta il pubblico grazie a delle luci che hanno creato una straordinaria atmosfera ed un'acustica perfetta della chiesa più grande di Foiano della Chiana. Nulla vi sarà risparmiato, però ci sono molti brani che io non ho mai eseguito dal vivo, alcuni sono anche molto molto ben accetti dal pubblico, quindi è un concerto molto diverso da quelli che ho fatto col quintetto. Qui c'è un super musicista insieme a me, entrambi siamo polistrumentisti e quindi il suono non è nobilmente tedioso. Branduardi in uno scenario inconsueto, siamo qui alla Collegiata che è un po' la chiesa storica dove ci sono anche tutte le manifestazioni di Pasqua, ecco perché l'idea di farlo proprio qui? Perché volevamo farlo dove vi era un'opera importante dei Della Robbia. Qui c'è una delle opere più importanti, la Madonna della Cintola, ma c'è anche il Signorelli, ma c'è anche Orazio Porta, quindi volevamo che questo concerto così particolare, così emozionante fosse in un posto sia emozionante e bello per quanto riguarda la location, sia importante per i foglianesi. C'è anche un bel addobbo di Natale, diciamo che questo chiude un po' il periodo del book ma apre anche quello di Natale, questo concerto. Sì, questo qui apre gli eventi natalizi che saranno per tutto il mese di gennaio, per tutto il mese di dicembre fino all'inizio di gennaio, con tante iniziative che faremo in paese, organizzate dalle associazioni del territorio, organizzate dai commercianti, e si chiude con la Befana dei Cantieri, che è un altro fine e inizio di un percorso, perché finisce il periodo natalizio e inizia poi la nostra alta stagione, che è quella del Carnevale.